perché ci sono tante altre voci che chiamano da tutte le parti. Il pastor nos invita a comer los pastos que debemos comer. Il pastore ci invita a mangiare i pasti che dobbiamo mangiare. Y nosotros queremos la golosina que no tenemos que comer. E noi invece vogliamo quei dolci che non dobbiamo mangiare. Y en esto estamos como Saúl, como Esaú. In questo siamo come Saul o Esaú. Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Che ha venduto la sua il suo primogenito per un piatto di lenticchie. Es absurdo vender nuestro ser de hijos de Dios por un plato de lentejas, aunque las lentejas estén muy buenas. È assurdo vendere il fatto di essere figli di Dio per un piatto di lenticchie, anche se le lenticchie sono molto buone. El Señor está llamando a las ovejas una por una. Il Signore chiama le pecore una ad una. Y le está pidiendo que olvide su orgullo, que olvide su vanidad, que olvide su egoísmo. E chiede loro di dimenticare il loro orgoglio, la vanità e l'egoismo. Nos está llamando a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Ci chiama a costruire il regno di Dio qui, sulla terra. Nos llama a ser testigos de Cristo Jesús. Ci chiama perché siamo testimoni di Cristo Gesù. Es triste venir a Italia, la cuna de la cristiandad. È triste venire qui in Italia, la culla del cristianesimo. Y ver cuán pocos cristianos quedan aquí. E vedere quanti pochi cristiani sono rimasti qui. Que viven su cristianismo en serio. Che vivono seriamente la loro fede. Y es responsabilidad. Ed è una responsabilità. De todos ustedes. Di tutti voi. Que han recibido la fuerza y el poder del Espíritu. Che avete ricevuto la forza e il potere dello Spirito. Demostrarle al mundo. Dimostrare al mondo. Que Cristo está vivo y es el Señor. Che Cristo è vivo ed è il Signore. Por la forma de vivir de ustedes mismos. Per il modo stesso di vivere vostro. Tenemos que arrepentirnos los obispos en el mundo entero. Anche noi vescovi dobbiamo pentirci in tutto il mondo. Y ahora estamos hablando de pastores. E ora parliamo dei pastori. Porque muchas veces somos los grandes personajes. Perché molte volte sono proprio i grandi personaggi. Y no fuimos escogidos para ser grandes personajes. Ma non siamo stati scelti per essere grandi personaggi. Sino para ser servidores del pueblo de Dios. Ma per essere servi del popolo di Dio. Y el siervo del pueblo de Dios se preocupa por cada uno. E il servo del popolo di Dio si preoccupa di ognuno. Y no deja que nadie ataque a las ovejas de Cristo. E non permette che nessuno assalga le pecore del popolo di Dio. A una costa de su propia vida. Anche a costo della sua stessa vita. Hoy en día, el mundo pagano. Oggi il mondo pagano. Quiere ver. Vuole vedere. Sermones. Sermoni. No oírlos. Non verlos. Non oírlos. Non ascoltarle, vuole vedere i sermoni, non ascoltarle. El buen pastor tiene que vivir en el amor pleno. Il buon pastore deve vivere nel pieno, totale amore. Y tiene que darle amor a todos. E deve dare amore a tutti. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos alejado a nuestras ovejas con nuestro mal genio? Quante volte noi stessi abbiamo allontanato le nostre pecore con il nostro comportamento, umore? Porque estamos enojados. Perché siamo irritati. Porque estamos cansados. Perché siamo stanchi. Cristo también estaba cansado cuando iba camino de la cruz. Anche Cristo era stanco quando andava sul Calvario. Cristo también tuvo que haber estado de mal humor cuando le estaban dando de golpe. Anche Cristo probabilmente era di cattivo umore quando lo percuotevano. Pero no aventó la cruz. Y mandó al diablo a las ovejas. Ma non ha buttato a terra la croce e mandato al diavolo le pecore. Sino cargó la cruz hasta el final y murió en ella. Ma si è caricato della croce sino alla fine e c'è morto sopra. Creo que nosotros, que somos Cristo,
Credo che noi che siamo Cristo también tenemos que llevar nuestra cruz al final. Dobbiamo pure noi portare questa croce sino alla fine. El otro día estaba yo en oración. L'altro giorno mi trovavo in preghiera. Y estaba yo cansado porque mi cruz es pesada en mi Dios. Ed ero stanco perché la mia croce è pesante. Y le decía a Dios, qué crucecita me diste. E ho detto a Dio, bella croce mi hai dato. Y me dijo, la diferencia entre tú y yo. E mi ha risposto, la differenza fra te e me. Es que yo cargué mi cruz solo. È che io mi sono caricato la croce da solo. Y tú la cargas conmigo de ayudante. E tu la stai invece portando con me, come aiutante. Creo que hoy en día nosotros tenemos que ser conscientes de que Cristo nos ayuda a llevar la cruz. Portiamo insieme a Lui. Viviremos con Él. Vivremo con Lui. Y tendremos parte en el reino de los cielos. E avremo una parte del regno dei cieli. Y ahora yo quisiera terminar. E ora vorrei terminare. Con una oración con todos ustedes, donde podamos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Y también orar por una liberación para que el Señor arranque de nosotros toda esta cosa del demonio que existe en medio de nosotros. La opresión demoníaca. Terminiamo adesso con la preghiera tutti insieme per chiedere al Signore di aiutarci, di perdonare i nostri peccati, ma anche di aiutarci a togliere da noi l'oppressione o le oppressioni che abbiamo del demonio che ci sta. Con así sentados vamos a cerrar nuestros ojos. Rimanete seduti e chiudete gli occhi. Y vamos a empezar por aquellos que son pastores. E cominciamo da coloro che sono pastori. Pastor non solo è il sacerdote. Pastore non significa solo essere sacerdote. È también il capo del gruppo. Ma anche coloro che sono responsabili di un gruppo. Il jefe della casa. Il padrone di casa. Todos aquellos che tienen responsabilità sobre los hermanos. Chiunque ha qualche responsabilità sui fratelli. Señor, yo te pido perdón. Signore, io ti chiedo perdono. Por las veces que no he sabido guiar a mis hermanos hasta el reino. Per tutte le volte che non ho saputo guidare i miei fratelli verso il regno. Por las veces que no he escuchado la voz de ellos también. Per tutte le volte che non ho ascoltato la loro voce. Por el mal testimonio que les he dado. Per la cattiva testimonianza che ho lottato loro. Por aver abusado de ellos. Per aver abusato di loro. Te pido perdón, Señor. Ti chiedo perdono, Signore. Te pido perdón, Señor, por no defenderlos contra el lobo. Ti chiedo perdono per non averli difesi dal lupo. Señor, quantas veces he visto a mis ovejas perderse. Quante no volte. Intervenire. Quante volte, Signore, ho visto le mie pecore che si perdevano e non sono intervenuto. Por haber sido miedoso, Señor. Ti chiedo perdono per aver avuto paura. De intervenir en sus vidas. Di intervenire nelle loro vite. Por haber sido egoísta y amarme solo a mí. Perché sono stato egoísta e ho amato solo me stesso. Perdóname, Señor. Perdóname, Signore. Te pido perdón, Señor, como oveja. Ti chiedo perdono, Signore, come pecora. Por las veces que no he sabido escuchar tu voz. Per tutte le volte che non ho saputo ascoltare la tua voce. Perché non ho saputo in mia famiglia seguire tua insegnanza. Perché nella mia famiglia non ho saputo seguire i tuoi insegnamenti. Perché mi ha apartato de los míos. Perché mi sono allontanato dai miei. Perché ho buscato pastos che mi hacen daño. Perché ho cercato cibo che mi fa male. Señor, perdóname por todas. Mi indefección, por todas las veces, Señor, que he corrido de ti a pesar de que me abrías los brazos. Perdonami, Signore, per ogni mio tradimento, per tutte le volte che sono scappato da te, se invece stavi aprendo le tue braccia.
Perdonami, Signore. Perdonami, Signore. Perdonami, Señor, por haberme lanzado a buscar la felicidad fuera de ti. Perdonami, Signore, per essere corso, per tutte le volte che sono corso a cercare felicità fuori di te. Porque l'ho buscata nell'esoterismo. Perché l'ho cercata nell'esoterismo. Y en la magia y en la brujería. Nella magia, nella stregoneria. Porque l'ho buscata in tutta questa pubblicità della New Age. Perché l'ho cercata in tutta quella pubblicità della New Age. Porque he creído verdad esto que me convertiría yo como en una estela que se pierde en el infinito. Perché ho creduto, come vere, tutte quelle sciocchezze di diventare una stella che si perdeva nell'infinito. In lugar de un hijo tuyo, che va contigo all'infinito. Anziché credere che sono un figlio tuo, che insieme a te va nell'infinito. Señor, me arrepiento de las veces que con mi lengua he causado división. Signore, mi pento di tutte le volte che con la mia lingua ho creato divisioni. Que he criticado a la iglesia. Que ho criticato la chiesa. Al Santo Padre. Il Santo Padre. A los obispos. I vescovi. Y a mis hermanos. I miei fratelli. Y con eso he dividido a mi iglesia. E con questo atteggiamento ho diviso la mia chiesa. Te pido perdón, Señor, por las calumnias. Ti chiedo perdono, Signore, per le calunnie. Por las mentiras. Per le menzogne che salen de mi boca, che escono dalla mia bocca, quando de mi boca debería salir solamente tu alabanza, mentre dalla mia bocca dovrebbe uscire solo la tua lode. Te pido perdón, Señor, por las veces que he lastimado a mis hermanos. Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte che ho ferito i miei fratelli, che he matado a mis hermanos, che li ho uccisi, de pensamiento o de palabra o de obra. Col pensiero, le parole, o anche con le opere. Con las veces que mi injusticia ha sido flagrante. Per le volte in cui la mia ingiustizia è stata flagrante. Por las veces que no he cobrado lo justo o no he pagado lo justo. Per le volte che non ho ricevuto ciò che era giusto o non ho pagato ciò che era giusto. O que he gastado en lo superfluo cuando veo que alrededor de mí la gente tiene hambre. Per le volte che ho speso in cose superflue, mentre vedo che intorno a me la gente ha fame. Perdonami, Signore. Perdonami, Signore. Perdonami per mia vanità. Perdonami per la mia vanità. E per mio orgoglio. Per il mio orgoglio. Perdonami, Signore, per mia lujuria. Perdonami, Signore, per la mia lussuria. E per mia pereza. E per la mia pigrizia. Perdonami, Signore, perché non ho potuto costruire il tuo regno. Perdonami, Signore, perché non sono riuscito a costruire il tuo regno. Il regno della pace. Il regno dell'amor. Il regno della giustizia. Il regno della pace. Il regno dell'amore. Il regno della giustizia. Il regno della verità. Il regno della verità. Signore, aquí está mi corazón contrito en tu presencia. Signore, tu vedi il mio cuore qui davanti a te, contrito. Io so che un corazón contrito tu non lo desprecias. Io so che tu non disprezzi un cuore contrito. Ven en este momento, Señor, y toca mi corazón. Vieni, Signore, in questo istante e tocca il mio cuore. Liberami, Señor, de todo aquello que me opprime. Liberami, Signore, da tutto quanto mi opprime. De aquello que me ha esclavizado. Da ciò che mi ha reso schiavo. Todos somos esclavos de aquello que nos esclaviza. Siamo tutti schiavi di coloro che ci schiavizzano. Por eso necesitamos que nos hagas libres nuevamente, Señor. Per questo abbiamo bisogno che tu ci renda nuovamente liberi. Que nos hagas libres en todos los caminos. Che ci renda liberi in tutte le strade che percorriamo. Para que podamos llegar a ti. Per poter giungere a te. Yo en el nombre de Jesús. Io nel nome di Gesù. Con el poder que me ha sido dado en mi ministerio episcopal. Con il potere che mi è stato dato per il mio ministero episcopale. Libero a mis hermanos. Libero i miei fratelli. Y le ordeno a Satanás que salga del medio de nosotros, sin hacernos daño ni aspaviento. E ordino a Satana che esca di mezzo a noi senza farci nessun male. Que vaya a los pies de Jesús sin hacerle daño a nadie.
che vada sotto i piedi di Gesù, dove non può più nuocere a nessuno. Se lo ordeno nel nome di Cristo.